Benvenuti a tutti nella nostra Basilica Cattedrale di San Giovanni per questa Assemblea Diocesana dei Catechisti che ci è sembrato opportuno riproporre dopo tanti anni che non si faceva. Come abbiamo già detto, come abbiamo detto anche ai vostri parroci, a tutti, sicuramente il mese di maggio non è il mese più indicato per fare un'assemblea, perché sappiamo, noi anche siamo impegnati in parrocchia, quindi sappiamo che nelle parrocchie il mese di maggio è un po' un susseguirsi di sacramenti, soprattutto prime comunioni e confermazioni. Quindi quest'anno è andata così, l'anno prossimo teniamo conto della questione e quindi e sarà presente tra di noi il nostro Cardinal Vicario, Sua Eminenza il Cardinale Angelo De Donatis, che starà con noi fino a un certo punto della mattinata. E cosa faremo? Perché giustamente dice, ma avete trovato il libretto, avete i libretti nelle sedie, quindi è questo qua. E sicuramente inizieremo adesso, poi faremo adesso fra breve qualche minuto, proveremo alcuni canti che abbiamo proposto qui sul libretto. Poi faremo, vi daremo conto, vi restituiremo quello che voi ci avete mandato, le risposte del questionario in preparazione appunto a questa giornata. Vi restituiremo, vedrete che abbiamo fatto anche dei piccoli grafici, un po' a livello statistico, ci siamo un po' divertiti un pochettino. E poi però anche nella sostanza Don Andrea vi dirà qualche cosa. Dopodiché ascolteremo Sua Eminenza sul tema che abbiamo, sul tema del giorno, collaboratori in Cristo Gesù. E poi l'ultima parte è dedicata al cammino di sperimentazione che è stato proposto dalla Diocesi attraverso il nostro ufficio e in cui 12 parrocchie già l'hanno avviato da gennaio, gennaio non hanno preso gli incontri con i bambini, ma già da settembre-ottobre scorso hanno avviato questo progetto di sperimentazione. Ascolteremo alcune testimonianze sia di catechisti che di genitori che stanno svolgendo questo percorso. E poi l'ultimo ambito sono degli spunti di riflessione che vorremmo aprire con voi per il futuro, sempre in ambito catechetico sacramentale. Come già vi è stato detto, benvenuti anzitutto, grazie di essere qui. Questa è una mattina di ascolto di ciò che voi avete già scritto e di restituzione, quindi di questo, e anche di approfondimento. Vorremmo fare un passo avanti e anche dare uno sguardo poi al futuro, su quale può essere il lavoro e l'impegno di ciascuno nella propria parrocchia. Allora ringrazio anzitutto il Cardinal Vicario che ci fa l'onore di essere qui con noi e da cui poi ascolteremo una parola, e anche tutto l'ufficio, conoscete già, a parte Suor Barbara che oggi è venuta per aiutarci per i canti, poi c'è Suor Rosaria, Teresa, Domenico e Don Enzo qui presenti. Allora, questa assemblea si inserisce nel cammino sinodale che sta facendo la Chiesa Universale, la Chiesa Italiana e quindi anche la nostra diocesi. E è un incontro certamente diciamo qui presente in Basilica, ma è stata preceduta da un lavoro nostro sulla base di alcune cose che voi avete scritto. Ricordate che vi abbiamo mandato un questionario nel mese di febbraio chiedendovi la cortesia di rispondere, e molti di voi ci hanno dedicato tanto tempo, ci hanno risposto con generosità. E noi quindi abbiamo preso tutte queste risposte, le abbiamo lette, rilette, rilette, rilette un numero innumerevole di volte, le abbiamo studiate, le abbiamo sistemate, e oggi cerchiamo di restituirvele per darci un po' un'idea di quale sia la sensazione che si ha in diocesi riguardo a tre parole, che sono le tre parole che abbiamo scelto come linee guida di questa assemblea, e cioè la collaborazione,
la formazione comune e la corresponsabilità. Perché queste tre parole? Perché ci sembravano il modo più concreto di affrontare il tema della sinodalità. La sinodalità ha certamente una dimensione parrocchiale, quest'anno siete stati tutti coinvolti nei gruppi che sono stati fatti nelle parrocchie di ascolto della parola, no? E di elaborazione poi delle domande che c'erano state fatte, ma a livello dei catechisti, del lavoro concreto dei catechisti, gli aspetti pratici della sinodalità ci sembrano questi, cioè la collaborazione fra di voi, la formazione comune tra di voi e la corresponsabilità. Poi li vedremo uno per uno. Allora la prima cosa che vorremmo fare è quindi restituirvi questo questionario che voi avete affrontato e a cui avete risposto. Prima due chiarimenti. Il questionario era rivolto ai catechisti, dico una cosa banale, che cosa intendiamo per catechisti? Per catechisti intendiamo chiunque faccia, diciamo come minima cosa, chiunque faccia la catechesi sacramentale. Quindi anche se i catechisti delle comunioni e delle cresime normalmente nelle parrocchie sono di più, numericamente sono il gruppo un po' più nutrito, però ovviamente intendiamo per catechisti anche i catechisti dei battesimi, i catechisti dei matrimoni, no? I catechisti della cresima degli adulti, i catechisti dei catecumeni, almeno tutta la catechesi sacramentale, ma poi potremmo tranquillamente ampliare. Una persona che conduce un gruppo biblico, per esempio, certamente è un catechista, no? Bene, quindi insomma intendiamo tutti i catechisti della parrocchia. Oggi quando diremo catechisti intenderemo sempre tutti i catechisti, non concentratevi solo sullo zoccolo duro dei catechisti delle comunioni, che chiaramente è quello più visibile in parrocchia. Poi parleremo tanto del gruppo dei catechisti. Nel libretto e anche nel questionario che vi avevamo mandato ci sono due brevi testi che sono i due, diciamo, ultimi testi di riferimento sulla catechesi. Uno è uscito 2 anni fa ed è il Direttorio della Catechesi, che è stato pubblicato dal Vaticano, dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. Quindi questo vale per tutta la Chiesa mondiale, le linee guida della catechesi in tutta la Chiesa mondiale. Il secondo invece è il testo della Conferenza Episcopale Italiana Incontriamo Gesù del 2014. Questo quindi è un documento eminentemente italiano. E vi avevamo dato due piccoli brani che riguardano proprio il gruppo dei catechisti. Che cos'è il gruppo dei catechisti? Intendiamo quindi tutti i catechisti della parrocchia, nella dimensione comunitaria che hanno. Il gruppo dei catechisti chiaramente è un gruppo legato al fatto di essere catechisti, quindi è un gruppo di servizio, è un gruppo di persone che sta insieme, lavora insieme, che ha un fine comune, appunto il servizio della catechesi. Non è certamente una comunità di vita il gruppo dei catechisti, no? Ciò nonostante è una comunità. Allora questa mattina proveremo a ragionare proprio su questo: in che misura il gruppo dei catechisti, pur non essendo una comunità di vita, è però una comunità e serve che sia una comunità, serve che abbia delle dinamiche tipicamente comunitarie, se no non funziona. Per questo parleremo di collaborazione, formazione e corresponsabilità, va bene? Quindi quando parleremo del gruppo dei catechisti sentirete tanto parlare degli aspetti comunitari, non prendetela come la comunità di vita, cioè dove io vivo la mia vita cristiana, quella è la parrocchia, oppure se fai parte di una comunità, di un movimento, un gruppo, è quella chiaramente, no? La comunità più quotidiana, quella con cui condividi il percorso di fede. Ciò nonostante il gruppo dei catechisti ha indubbiamente degli aspetti comunitari. Bene, allora, adesso io e Suor Rosaria vi esporremo i risultati del questionario. Cominciamo da uno sguardo generale. Tante persone, rispondendo alle 3 domande del questionario, hanno notato il fatto che il Covid ha un po' cambiato le cose dal punto di vista della collaborazione. Perché? Perché è diventato più difficile incontrarsi, perché ci siamo tutti un po' separati. Questa è un'esperienza comune che tutti avete fatto. Quindi la diamo un po' per scontata, ok? No, non serve tornarci, è vero che è stato così.
E il Covid ha anche portato chiaramente delle tensioni a volte nel gruppo dei catechisti. Qualcuno raccontava, per esempio, che sulle decisioni concrete, sanitarie, cose, come facciamo questo, come facciamo quest'altro, ci sono state a volte divisioni, a volte nella comunità parrocchiale in generale un po' di tensione e nel gruppo dei catechisti chiaramente un po' di più, no? E quindi adesso stiamo tutti uscendo da questi momenti di tensione. Certamente, essendo il questionario un questionario aperto in cui le persone dovevano dare la propria valutazione personale, le valutazioni personali sono personali, no? Quindi ci stanno sensibilità diverse, a volte magari nella stessa parrocchia rispondono diverse persone, qualcuno la vede un po' più positivamente, qualcuno un po' più negativamente, quello dipende, no? Da tante piccole cose. Noi cerchiamo di darvi uno sguardo molto molto generale e quindi perdonateci, ma anche molto schematico, un po' tagliato con l'accetta, ok? Però sappiate che abbiamo appunto studiato tutte le domande, tutte le risposte che ci avete dato. Allora, comincia Suor Rosaria con la prima domanda. La prima domanda era la domanda sulla collaborazione. Anzi, prima un quadro generale delle risposte. Allora, noi abbiamo cercato di schematizzare e un po' abbiamo giocato a dare i numeri, però sono numeri un po' che rispecchiano quelle che sono state le domande che abbiamo ricevuto. E vi invitiamo anche di fare questo sforzo. È vero che qui ci sono dei grafici e sono dei numeri, ma il tentativo è che dietro dei numeri ci sono delle persone, ci sono delle relazioni, e questo ci aiuta a leggere un po' quello che c'è e quello che non c'è. Ecco, quindi vi chiediamo di leggere il numero come un dato, è un dato significativo, ma che ci invita ad andare oltre a quelle che sono le relazioni, appunto perché parlavamo di un gruppo di catechisti. Allora, noi abbiamo somministrato il questionario ai catechisti della diocesi e abbiamo ricevuto 277 risposte da 126 parrocchie. Quindi nel grafico voi vedete che le parrocchie che hanno risposto sono il 38% e quindi quelle che non hanno risposto sono il 62%. Ecco, nel grafico subito dopo noi abbiamo fatto un esploso di quella fetta di torta che è il 38% e ve l'abbiamo riportato sotto indicando i settori della diocesi. E quindi quel 38% è suddiviso nei settori della diocesi. Quindi abbiamo il settore centro che è indicato col triangolino rosso e dice che il 17,14% di coloro che ci hanno risposto sono del settore centro. Ecco, vi do queste indicazioni per aiutarvi a leggere il grafico. E quindi notate che la fetta più grande di torta è il settore nord, che è indicato col triangolino verde. Ecco, un po' questo è l'andamento del questionario, delle risposte che noi abbiamo ricevuto. Sotto, nel grafico ancora riportato sotto, abbiamo riportato le parrocchie per settore, indicandovi con l'arancione coloro che hanno risposto. Quindi le parrocchie del settore sud che hanno risposto sono 22, quelle che non hanno risposto sono 38. Facendo la somma tra l'arancione e il blu ottenete il totale di parrocchie per settore e così i conti tornano. E un po' questo grafico ci indica un po' com'è anche la risposta che c'è stata. Noi non andiamo a vedere le motivazioni, però vi diciamo un po' come sono state le risposte. Il 40% delle parrocchie ci consente di farci un'idea realistica della diocesi, cioè una fetta molto grossa di risposte che abbiamo avuto. Quindi possiamo più o meno pensare che questa sia rappresentativa della situazione in tutta la diocesi. Bene, allora la prima domanda, dicevo, riguarda la collaborazione. Le domande avevano forma aperta, quindi nel tuo servizio di catechista in parrocchia, primo, qual è la tua esperienza di collaborazione e confronto con gli altri catechisti? Allora, adesso sempre Suor Rosaria ci dà un po' di numeri. A questa domanda abbiamo avuto queste risposte. 236 catechisti hanno risposto che c'è collaborazione,
41 no, sempre rispetto ai 277 catechisti che hanno risposto al questionario. Nel grafico subito a fianco vi abbiamo indicato quindi il totale dei catechisti che hanno detto sì, c'è collaborazione. Hanno indicato 190 di loro hanno detto che è collaborazione tra i catechisti del proprio settore. Io ho il gruppo, faccio catechismo insieme ad un'altra persona, collaboro con quest'altra persona. E poi invece il 46% gli altri settori, nel senso che sono catechista della prima comunione, collaboro anche col catechista della cresima. Ecco un po' come indicazione delle risposte. Quindi abbiamo una collaborazione molto diffusa al proprio livello di catechesi, quindi tutti i catechisti delle comunioni, soprattutto tutti quelli dello stesso anno delle comunioni, al primo anno di comunioni, secondo anno di comunioni. Invece un po' più rara è la collaborazione trasversale, comunioni cresime, qualcuno ha detto sì, facciamo delle cose insieme, già quando si va sugli altri catechisti, per esempio battesimi o cioè quelli più degli adulti, battesimi, matrimoni, cresima adulti, lì invece diventa molto più rara la collaborazione. Abbiamo scelto poche frasi tratte dalle vostre risposte per darci un'idea di questi diversi stili collaborativi all'interno delle parrocchie. Vi leggo quindi qualche frase. L'esperienza di collaborazione e confronto con gli altri catechisti è sicuramente positiva, non tanto perché di solito si trova facilmente un punto di incontro tra le varie proposte e punti di vista, ma soprattutto per come si sono affrontati i momenti critici. La volontà di preservare l'unità e la carità fraterna hanno sempre prevalso sui personalismi. La mia esperienza di collaborazione con le altre catechiste è ottima, si condivide al termine di ogni incontro di catechesi sull'esperienza fatta e sulle risposte che i bambini e le bambine offrono. Quindi abbiamo delle esperienze di collaborazione molto buona, sia nell'affrontare le difficoltà, è chiaro che lì si vede di più se c'è o non c'è comunione nel gruppo dei catechisti, ma anche poi proprio nei singoli incontri, il fatto per esempio, questa è una catechista del Buon Pastore, questa della seconda risposta, l'abitudine a confrontarsi non solo in fase progettuale, che cosa facciamo nel prossimo mese, ma anche poi di verifica, di condivisione, di racconto, un po' come è andato l'incontro di oggi. Immagino che questa sia l'esperienza di molti, no? Qualcuno più formale, cioè tutte le volte ci fermiamo per raccontarci com'è andata, qualcuno un po' informale, è finito l'incontro, usciamo, no? Com'è andata, come non è andata. Penso che questa sia una cosa bella. Un gruppo di catechisti ha risposto tutto insieme, cioè si sono varie volte confrontati sulle domande e hanno dato una risposta unitaria. Allora vi leggo la loro risposta. La nostra esperienza è decisamente positiva. Nel confronto è però emersa la difficoltà a incontrarci tra catechisti di prima comunione e catechisti di cresima. In tutti noi c'è comunque un forte senso di appartenenza e un grande desiderio di camminare insieme. Questa divisione fra i livelli della catechesi, fra i mondi, diciamo, della catechesi, è molto diffusa, come dicevamo. In positivo, un'altra catechista ci racconta: nella mia parrocchia c'è stato sempre un confronto costruttivo tra catechisti delle tre tappe di cammino, prima comunione, cresima, post-cresima. Questi tre mondi sono stati sempre però divisi tra loro. Ci si conosceva poco e ci si scambiavano poco le esperienze vissute con i ragazzi. Quest'anno invece abbiamo iniziato a vederci e a conoscerci e desideriamo continuare su questa strada. Questo è un elemento centrale, quello della collaborazione trasversale fra i diversi livelli della catechesi, perché dovete avere come gruppo dei catechisti uno sguardo globale sulla catechesi. No, la catechesi, per una scelta della CEI già dagli anni 70, la catechesi segue tutte le fasce di età delle persone, no? Quindi la parrocchia teoricamente dovrebbe avere una proposta per ogni fascia d'età, solo che il mondo degli adulti è considerato un po' tutto insieme, il mondo invece dei bambini e dei ragazzi è scandito proprio da delle tappe. Allora il fatto di avere uno sguardo globale e non pensare solo che facciamo nei due anni della comunione da qui a qui, ok, però poi l'importante è la proposta globale della catechesi, no? Arriva un ragazzo di 13 anni in parrocchia, portato da un amico,
che cosa trova, oppure ciò che i ragazzi vivono alle cresime è coerente con ciò che hanno vissuto alle comunioni, la proposta del post-cresima è coerente con ciò che è stato vissuto prima, coerente, non uguale, cioè non dico, anzi, deve essere molto diversa, ma alcune cose devono essere considerate globalmente, devono essere scelte che fate guardando tutta la catechesi della parrocchia e quindi dovete farle lavorando insieme trasversalmente. Nella mia parrocchia il gruppo dei catechisti non è collaborativo e neanche di confronto, benché io preferirei il contrario. Non ci si riunisce per scambiare idee e confrontarci per la catechesi dei bambini, se non fosse per il nostro parroco che 2 o 3 volte all'anno ci convoca per una riunione di verifica. Questa anche è un'esperienza che alcuni hanno, cioè che l'incontrarsi fra catechisti dipende dal fatto che il parroco ci chiama, no? Che è chiaro che il parroco 2 o 3 volte all'anno chiama i catechisti e dice ragazzi come sta andando, dove vogliamo andare, no? Questo è chiaro, e il parroco è il segno della comunione nella parrocchia, quindi è fondamentale che ci sia questo. Però è anche vero che non è che i catechisti si possono vedere solo quando c'è il parroco, perché il parroco non può magari sempre stare agli incontri dei catechisti, no? Quindi è scontato che i catechisti abbiano un ritmo di riunione fra di loro indipendente dalle chiamate del parroco o dalla presenza del viceparroco, ma legato proprio al servizio di catechisti, no? È auspicabile che tutte le parrocchie abbiano degli incontri regolari, ovviamente con cadenza diversa. È certo che fra catechisti delle comunioni ci si vedrà con più regolarità, perché si sta lavorando sulla stessa fascia di età, si userà una metodologia molto molto simile, no? Ok. È anche vero che però comunque ci vogliono ogni tanto degli incontri anche con gli altri catechisti. Magari non tutto il gruppo, solo i coordinatori, però qualcuno ci deve essere comunicazione. La figura dei coordinatori è molto importante. Sarebbe buono che ci fossero dei coordinatori, perché lì dove ci sono, il gruppo dei catechisti normalmente funziona meglio. Chiaramente se i coordinatori sono bravi, no? Questo. Però così è nella stragrande maggioranza dei casi di cui ci avete raccontato. Ultima testimonianza su questo tema. Purtroppo con i catechisti di più lunga data, più grandi di me, più grandi di età di me o più giovani, quindi quelli catechisti da tanto tempo, ho riscontrato 0 disposizione a collaborare e 0 a confrontarsi. Un po' drastico. Mentre con quelli più recenti, grande collaborazione e confronto. Cioè, qual è l'esperienza? Che in parrocchia c'è un gruppo di catechisti che fa catechesi da così tanti anni che è inattaccabile, no? E che è un po' rigido nei suoi modi e nelle sue pratiche, e invece chi comincia la catechesi ha desiderio di confrontarsi. Qualcuno anche appunto raccontava in modo un po' sofferente questa mancanza di collaborazione. Come emerge da questa risposta, è molto una questione di cuore, di disponibilità, di desiderio di collaborare, di confrontarsi. È chiaro che la collaborazione è sempre anche faticosa, sempre, no? Però noi crediamo che sia un di più, che sia un arricchimento necessario per il nostro lavoro. Qualche consiglio pratico, quindi a parte come abbiamo detto, la presenza dei coordinatori, il fatto di vedersi regolarmente, la collaborazione si può ampliare anche a coloro che non sono strettamente catechisti. Per esempio, potrebbe essere molto utile per la catechesi la collaborazione con la Caritas parrocchiale, col gruppo liturgico parrocchiale, col sagrestano parrocchiale. Perché il sagrestano dischiude, per esempio questo per i bambini è molto bello, il mondo della concretezza liturgica. Sapete che ai bambini poi piace tantissimo fare i ministranti, no? Per esempio. Allora è il sagrestano che ti introduce nel magico mondo della sagrestia, con tutte le vesti liturgiche, tutti gli oggetti liturgici. È importante cercare la collaborazione un po' di tutte le persone della parrocchia. Ed è possibile, funziona lì dove viene fatto. È possibile anche invitare altri catechisti nel proprio gruppo. Questo perché? Primo, perché nessuno di noi sa fare tutto. Per cui certamente ci sono catechisti che hanno doni diversi dai miei e capacità diverse dalle mie. Faccio un esempio banalissimo. Io sono stonato come una campana, ma
Giuseppina canta perfettamente, no? Allora magari chiedo a Giuseppina se possiamo fare il canto iniziale dell'incontro, il canto finale dell'incontro, lo facciamo insieme, oppure viene lei con la chitarra e cantiamo insieme, no? E mi aiuta a cantare insieme con il mio gruppo di ragazzi o quello che è, ok? Cioè, invitatevi fra voi, è importante che i ragazzi, i bambini, gli adulti vedano che c'è collaborazione e che ci fa piacere collaborare, che è bello, no? È una testimonianza di comunione. Bene, ora passiamo alla seconda domanda. Suor Rosaria sempre ci darà qualche numero. La seconda domanda riguarda la formazione comune dei catechisti. La domanda era: qual è la tua esperienza del gruppo dei catechisti come luogo di formazione? Allora, i 277 catechisti hanno risposto che riconoscono formazione, il gruppo dei catechisti, un luogo di formazione solamente in 107. Non riconoscono il gruppo dei catechisti come luogo di formazione in 170. Abbiamo poi estrapolato le risposte dei 170 che hanno detto no e vi abbiamo riportato. 50 di questi hanno momenti di formazione o individuale o fai da te, sapendo che ci sono incontri, proposte e vi partecipano. E invece 120 in altri contesti, che possono essere gruppi di appartenenza, i movimenti o altre esperienze formative. C'è da citare una prefettura virtuosa che fa formazione catechisti di prefettura, quindi tutte le parrocchie insieme. E questa, ve lo dico subito, è una grande utilità, cioè a volte è difficile fare formazione nella singola parrocchia perché è difficile trovare delle persone che ci aiutino a fare la formazione, ma se ci si mette insieme anche solo le due parrocchie vicine, le tre parrocchie vicine o addirittura la prefettura, magari si trovano più risorse, no? Quindi sarebbe importante attivarsi. Chi non riesce a fare formazione da solo in parrocchia, guardiamoci intorno, magari a parte le tante cose belle che si trovano su internet, così, ma anche le parrocchie vicine possono darci una mano in questo. Allora, qualche risposta dalle vostre, da quelle che ci avete mandato. Nella mia parrocchia i catechisti hanno la possibilità di seguire un percorso di formazione che si svolge due volte al mese, curato da una suora che peraltro è stata catechista per la preparazione alla prima comunione nella nostra parrocchia. Questo ve l'abbiamo messo come descrizione perché è l'esempio di qualcosa che molti fanno. Ci sono tante parrocchie in cui c'è una cadenza di formazione regolare. Questa chiaramente è fantastica, ogni due settimane si fa un incontro di formazione, questa mega galattica questa parrocchia, ma ci sono tante parrocchie dove c'è una formazione regolare affidata spesso a una persona che è formata per formare i catechisti. Non è però generalizzata questa situazione. Qualcuno dice: è positiva la mia esperienza di formazione nel gruppo dei catechisti anche per la formazione personale, quindi formarmi come catechista mi aiuta nella formazione personale, è fonte di stimoli nuovi ma anche di rettifiche, cioè effettivamente riconosco che ho bisogno per correggermi di questa formazione. Qualcuno dice: sicuramente il gruppo dei catechisti è luogo di formazione umana che ci consente di superare i momenti di difficoltà. Per la formazione più teologico spirituale, ognuno di noi fa parte di altri gruppi di formazione che ci consentono di crescere e far parte del gruppo dei catechisti in modo positivo. Questa è una dialettica molto interessante. Tanti hanno un gruppo, come vi dicevo prima, di vita cristiana, un movimento, un gruppo di preghiera, una comunità di appartenenza, nella quale ricevono nutrimento per la propria vita cristiana, in cui si prega, si condivide l'Eucarestia, magari si ascolta la parola, si vive la condivisione, no? Insomma, quello che è la vita cristiana. È chiaro che in questi gruppi di vita cristiana, o più in generale nella proposta della parrocchia, c'è una crescita e una formazione cristiana generale. Non è però la formazione specifica del catechista. Queste due cose sono importanti entrambe per un catechista. Cioè, da un lato la formazione cristiana,
essenziale, perché senza quella non si può fare, non si può essere catechista. Dall'altro però esiste anche una formazione più tecnica, più specifica, per cui tenete distinte le due cose. È vero che tu fai parte di un gruppo di preghiera in cui ricevi una solida formazione cristiana, biblica, e ti serve per la tua crescita. Perfetto, quello è la base. C'è anche bisogno di una formazione proprio da catechista, un po' tecnica, possiamo dire. Non è la stessa cosa la formazione cristiana e la formazione di catechista, anche se quella cristiana è il fondamento. Una voce un po' più critica, che usa una bella immagine: è come se ognuno lavorasse il suo orticello, ognuno con lo stesso zelo e fine, ma ci fossero i muretti che impediscono lo scambio degli attrezzi. Comunque si fa veramente l'impossibile. Questa frase penso che potrebbe essere estesa a tutte le parrocchie, cioè si fa veramente l'impossibile in tutte le parrocchie, con una generosità, uno zelo impressionanti, veramente. Dall'ascolto reciproco si possono trarre utili elementi da riportare poi nei propri gruppi di catechesi, ma in effetti non è che ci siano veri e propri momenti formativi per noi catechisti. Ognuno ha un suo percorso di fede e delle esperienze che cerca di mettere al servizio della comunità. Alcuni dicono: effettivamente siamo tutti formati e ci formiamo, ma ognuno per conto suo, un po' per queste diverse provenienze, no, a livello ecclesiale. Qual è la cosa bella in questo caso? Che ciò che ciascuno riceve e trova altrove può essere riportato nel gruppo dei catechisti, cioè non necessariamente la formazione deve essere qualcuno che ogni 2 settimane ci fa un incontro in cui noi riceviamo qualche cosa. Può anche essere che io sono andato a fare uno splendido corso per catechisti d'estate facendo questa cosa e poi lo riporto nel gruppo dei catechisti. Io ho seguito uno splendido corso di formazione online della diocesi di Mantova e poi lo riporto nel gruppo dei catechisti, oppure ce lo seguiamo tutti insieme, va bene? Quindi è chiaro che le risorse esterne possono essere messe a frutto, possono essere portate dentro il gruppo dei catechisti. L'importante è che siano condivise, perché se no, se uno fomenta la formazione individuale all'estremo, poi ci sarà uno che fa la catechesi in un modo, un altro che fa la catechesi in un altro modo, e non si riesce a crescere insieme. Mentre è molto importante nel gruppo dei catechisti che si cresca insieme come formazione. È chiaro da questo punto di vista che uno che entra nuovo ha bisogno di una formazione ad hoc per cominciare. Non è che tutti gli anni si rifà il corso di formazione base ai catechisti, no? Però è pur vero che il gruppo dei catechisti dovrebbe essere un luogo di formazione permanente. È chiaro che se io comincio a fare la catechesi da catechista per i primi anni, magari ho bisogno di andarmi a cercare, vado oppure faccio il corso con l'ufficio catechistico in vicariato, no? Oppure con la prefettura. Però poi c'è la formazione permanente, di quella abbiamo bisogno sempre. Abbiamo bisogno sempre di aggiornarci, per usare un termine di un'altra, di altri settori, no? Sempre. Perché? Ma non perché ci dimentichiamo le cose, ma perché è facilissimo ammosciarsi, è facilissimo banalizzare, è facilissimo ripetersi. Ho fatto negli ultimi anni, ho fatto questa cosa, funzionava bene, la rifaccio automaticamente, già ce l'ho pronta. Ma non è detto che gli adulti che hai davanti oggi, che fanno la cresima adulti oggi, siano gli stessi di 5 anni fa, magari sono cambiati. E il ritmo di cambiamento è molto rapido, come tutti sappiamo, quindi ci serve formarci continuamente, ci serve assolutamente, anche se è impegnativo come tempo. Un'ultima risposta che vi abbiamo messo, perché ci ha fatto molto ridere, era una catechista che diceva che la sua esperienza di collaborazione in parrocchia è negativa, no? Che non riusciva a sentire questo clima collaborativo, e quindi la formazione risente di questa cosa e dà questa risposta. La formazione riguarda un elemento essenziale per la mia conversione: allenamento all'esercizio della pazienza, okay? nello stare con gli altri. Quindi la formazione comune è che devo essere molto paziente.
Bene, adesso allora passiamo alla... No, un'altra nota sulla formazione. Molti di voi hanno detto che ritengono estremamente formativo il rapporto con il co-catechista. Tanti fanno catechesi insieme e molto formativo è questo. C'è anche l'esperienza molto buona che tanti hanno raccontato di essere entrati nel gruppo dei catechisti, essere stati affidati a un catechista più esperto ed essere cresciuti imparando da questa persona. Tantissimi di voi l'hanno detto. Quindi sembra che questo meccanismo funzioni bene in diocesi. Il gruppo dei catechisti, nella stragrande maggioranza dei casi, è accogliente, sa accogliere i nuovi catechisti, sa attivare un tutoraggio di una persona esperta che insegna pian piano a una persona che comincia come si fa la catechesi. Questo funziona molto bene nella stragrande maggioranza dei casi. Bene, allora andiamo alla terza domanda, che è la domanda sulla corresponsabilità. Qui abbiamo dei risultati un po' strani, eh? Infatti 277 catechisti hanno risposto tutti, quindi il 100%, che si sentono responsabili. Ma poiché la domanda metteva l'accento sulla corresponsabilità e si parlava anche di vari soggetti con i quali essere corresponsabili, dalla lettura delle domande è emerso che il 90% si sente non corresponsabile, quindi c'è questa sfumatura. Ecco, al 100% responsabile, è anche la mia fede che mi chiama una testimonianza, ma la corresponsabilità è qualcosa che non ancora viviamo al 90%. Spieghiamo bene allora che cosa intendiamo per responsabilità e corresponsabilità. Tutti hanno detto che si sentono, come diceva Suor Rosaria, pienamente responsabili della catechesi. Che vuol dire? Che la sento come una chiamata che mi è stata affidata. Alcuni di voi hanno anche raccontato un po' qual è la loro, proprio la dimensione vocazionale, che si sono sentiti chiamati. A volte è il parroco che ti chiama, no? Ehi tu, dammi una mano a fare la catechesi. Però a volte è proprio una chiamata sentita come proveniente da Dio, una spinta interiore. E molto forte il senso di aiuto ai sacerdoti della parrocchia che sono responsabili dell'evangelizzazione. Perché siccome il parroco mi ha chiesto di aiutarlo nella catechesi delle cresime, mettiamo caso, oppure dei battesimi, ho molto forte il senso che sto aiutando la catechesi in parrocchia perché sto aiutando il parroco che me l'ha chiesto. Anche molto forte il senso di corresponsabilità, ovviamente, con il co-catechista. Se facciamo io, qualcuno diceva, ah, io con mia moglie faccio la catechesi ai battesimi. No, è certo che ti senti pienamente corresponsabile perché sei in coppia. Faccio la catechesi della cresima adulti con un'altra persona, mi sento pienamente corresponsabile. Quello che è rarissimo invece è un senso di corresponsabilità condiviso con tutti gli altri catechisti della parrocchia per tutta la catechesi della parrocchia. Cioè è molto mirata la nostra responsabilità. Io mi sento responsabile per i 12 bambini di cui sono catechista. Mi sento responsabile per queste 8 coppie che sto accompagnando verso il matrimonio. Ma non funziona così la responsabilità della catechesi in parrocchia. È globale invece, e su questo leggiamo qualche risposta. Allora, qualcuno dice, assolutamente sì, anche se significa rimettersi sempre in discussione. È una grande responsabilità che appunto condivisa con il gruppo e i sacerdoti è meno pesante. È un'immagine bella questa, no? Una responsabilità condivisa è meno pesante, non è tutto sulle mie spalle. Il costante confronto, dialogo, riflessione e preghiera sono fondamentali e l'unico modo per affrontare le situazioni più complesse all'interno dei gruppi di catechismo. Quindi da cosa si vede la corresponsabilità? Dal fatto che dialoghiamo, ci confrontiamo, riflettiamo, preghiamo insieme, no? Questa poi è la concretezza della corresponsabilità. Certo che se io dico mi sento corresponsabile, ma poi io non ho voce in capitolo su come si fa la catechesi in parrocchia, perché semplicemente faccio quello che mi è stato detto di fare, tu ti puoi sentire corresponsabile quanto vuoi, ma non lo sei, perché non hai esercitato il tuo discernimento, la tua libertà, la tua riflessione su cosa state facendo. Vi leggo a questo proposito il testo che
abbiamo messo all'inizio del direttorio della catechesi, il primo testo che trovate. Nell'ambito della comunità ha un ruolo particolare il gruppo dei catechisti. In esso, insieme ai presbiteri, si condivide sia il cammino di fede che l'esperienza pastorale, si matura l'identità di catechista e si prende sempre più consapevolezza del progetto di evangelizzazione, cioè appunto questo sguardo complessivo su come la nostra parrocchia annuncia il Vangelo. L'ascolto delle esigenze delle persone, il discernimento pastorale, la concreta preparazione, realizzazione e valutazione degli itinerari di fede costituiscono i momenti di un laboratorio formativo permanente per i singoli catechisti. Vedete, cosa si fa nel gruppo dei catechisti? Ascolto della realtà e discernimento pastorale. Discernimento pastorale vuol dire che noi cerchiamo di cogliere qual è la chiamata che lo Spirito Santo ci sta facendo, cosa lo Spirito ci sta dicendo nelle situazioni che incontriamo. È chiaro che il catechista è a contatto con tantissime situazioni e se mettete insieme le esperienze che avete, troverete un quadro generale, no, della situazione del quartiere. È estremamente arricchente anche per i sacerdoti della parrocchia che voi gli diate il vostro contributo raccontando proprio le cose. Moltissimi lo fanno, no? Magari però si fa sul caso singolo. Sai, Don Giovanni, c'è questa famiglia, ho capito che questa famiglia c'ha questo problema, c'è questa cosa, c'è questo ragazzino, che cosa facciamo, eccetera, eccetera. Ma anche più in generale, la responsabilità dei catechisti è proprio sul domandarsi come evangelizziamo, come vogliamo evangelizzare. Andiamo avanti con le risposte a questa domanda. Sì, l'esperienza comunitaria nella condivisione e il discernimento pastorale mi hanno resa concretamente corresponsabile nell'ambito della mia parrocchia. Questa è molto positiva, no? Io sento che stiamo facendo insieme discernimento pastorale. Terza testimonianza. Sento particolarmente la responsabilità della testimonianza di vita. Vedo necessario dare testimonianza di comunione, imprescindibile quando impegnati nell'evangelizzazione, per quello che dicevamo anche prima. Penso che l'evangelizzazione non sia un compito strettamente individuale, ma che sia una comunità viva a evangelizzare. La mia responsabilità individuale, però, la sento massima nella preparazione contenutistica e spirituale degli incontri che mi sono affidati e nella cura pastorale delle persone che mi sono affidate. Anche questo è interessante, l'abbiamo messo questa risposta proprio per darvi l'idea dei gradi. Certamente, se io faccio il catechista dei battesimi e delle coppie che si preparano a battezzare il figlio, è chiaro che io ho una responsabilità diretta e maggiore per quelle persone che mi sono affidate, certamente. Questo però non elimina la mia corresponsabilità con tutti gli altri catechisti della parrocchia per tutto il resto dell'evangelizzazione in parrocchia. Quindi ci sono gradi diversi, intensità diverse di responsabilità. Una comunità capi della GESCI ha risposto comunitariamente alle domande e a questa terza domanda sulla responsabilità ha dato una risposta molto carina, ve la leggo. Ci sentiamo corresponsabile a compartimenti stagni. Si può dire, cioè, che ogni gruppo parrocchiale fa il proprio dovere e il risultato finale è che insieme stiamo evangelizzando. No? In moltissime parrocchie funziona così. C'è un risultato finale che tutti stiamo evangelizzando. Ciò di cui si sente la mancanza a volte è il fatto, la consapevolezza di farlo insieme, che ovviamente non vuol dire che facciamo tutti le stesse cose, no? Sarebbe appiattire i carismi, le personalità, non intendiamo questo. Intendiamo proprio la consapevolezza che stiamo educando insieme, perché vogliamo farlo insieme. Altra risposta, corresponsabile sì con la co-catechista e il sacerdote, non con gli altri e per gli altri gruppi. Questa persona l'ha espresso in una frase così sintetica, ma questo è il vissuto di tanti, abbastanza ampio questo vissuto. E un altro infatti dice, mi sento corresponsabile ma per quanto riguarda il mio gruppo, cioè sempre molto mirata. Bene, allora, anche sulla corresponsabilità possiamo crescere, stiamo parlando di questi ambiti come spunti di crescita, cioè il nostro desiderio è che poi
tornando nella propria parrocchia, uno dice: ma come possiamo essere più collaborativi, formarci di più insieme, essere più corresponsabili, no? Quindi ve li stiamo dando come spunti, non è che diamo delle risposte, ma pensiamoci, perché è importante pensare su questi temi che sono la sinodalità concreta.